CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a un nostro nuovo appuntamento con l'informazione. 14 novembre 2023, buongiorno da Flavio Celli in studio, Antonio Semeraro in regia. Diamo uno sguardo alle principali notizie del giorno nella nostra regione: involucri di cocaina nascosti nel reggiseno e ciotole di riso. Donna arrestata, entrava e usciva da una struttura ricettiva per poi dirigersi da alcuni pregiudicati del luogo. La sostanza ha un valore presunto superiore a 20.000 euro. L'arresto da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni. Andiamo in regione, apriamo la nostra pagina dedicata alle notizie regionali. Pirelli si rafforza a Bari nel 2025, i dipendenti del Digital Solution Center saliranno a 80 dai 50 previsti inizialmente. Abbiamo ascoltato in merito le dichiarazioni del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, al nostro microfono. Voglio ovviamente ribadire la gratitudine della regione Puglia per l'impegno che Pirelli sta mettendo nel suo centro di ricerca. Oggi annunceremo delle cose importanti che danno fiducia, incoraggiamento e che ci inducono a perseverare nella strada che abbiamo intrapreso. Ecco, e questa è una collaborazione, direi, affettuosa, perché è vero che il business ha le sue regole, però è anche vero che l'umanità prevale anche nel business. Quindi l'intesa e l'intuito persone che si è verificato tra tutti noi, e devo dire anche personalmente tra me e Marco, è uno di quei doni che tu ricevi ringraziando Dio. Ancora Regione Puglia, settimana della cultura italiana nel mondo, la regione protagonista in Giappone per promuovere cultura, turismo e investimenti. Le parole del vicepresidente della regione che ha raggiunto Tokyo, Raffaele Piemontese. La Puglia è qui oggi all'Istituto Italiano di Cultura in Giappone, a Tokyo, dove portiamo alla settimana della cucina italiana nel mondo degli assaggi della nostra enogastronomia, ma portiamo anche la nostra impresa, portiamo anche non solo la Puglia come destinazione turistica, ma la Puglia come regione in cui investire e la Puglia come produttrice del Made in Italy di qualità. E per questa ragione siamo protagonisti di questa settimana con l'ambasciata italiana, con l'Istituto Italiano di Cultura qui in Giappone, e siamo estremamente lieti di poter tenere assieme questo mix di enogastronomia, di cultura, di impresa e di sviluppo. Prima di chiudere il nostro appuntamento con l'informazione, parliamo della stagione del nuovo Teatro Verdi di Brindisi 2023-2024. Si apre con due signori sul palcoscenico come Lino Guanciale e Francesco Montanari, protagonista dell'Uomo in più crudele del mondo. Appuntamento lunedì 20 novembre alle ore 20:30 al Teatro Impero. Il Verdi è indisponibile per lavori di efficientamento della struttura, con la premiere dal forte impatto emotivo. È una vera eccellenza della drammaturgia italiana. Tutte le informazioni sul sito internet della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. E con questa notizia chiudiamo il nostro appuntamento con l'informazione, che torna puntuale questa sera alle 20. Da Flavio Celli in studio, Antonio Semeraro in regia, l'augurio di una buona giornata a tutti. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.